Direttore generale, signori e signori, utenti, familiari, operatori della sanità e del sociale, autorità civili, religiose, accademiche e militari, a voi tutti il più cordiale benvenuto a questa giornata inaugurale della settimana della salute mentale di Modena. Un ringraziamento particolare per essere qui con noi alla sottosegretaria di Stato Cecilia Guerra, che non ha voluto far mancare la sua autorevole presenza a questo incontro nonostante i suoi molteplici impegni. Anche quest'anno la settimana si struttura su un tema portante. La salute mentale è un bene comune, relazionale, intersoggettivo, che non si esaurisce, anzi si moltiplica quando viene utilizzato. Ciò significa assumere che non esiste una salute mentale in astratto, ma che essa si definisce nel momento in cui due o più persone entrano in relazione, negli scambi, nelle interazioni tra medico e persona sofferente, così come tra ciascuno di noi e la propria rete di persone significative. La sua manutenzione necessita pertanto di un confronto costante con la comunità locale, gli amministratori, i rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale, la scuola, l'università, il terzo settore, i soggetti dell'informazione. Nella consapevolezza che guarire dal disagio mentale è possibile se all'intervento terapeutico si affiancano opportunità per l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo, la ricerca di soluzioni abitative dignitose. In breve, per il reale esercizio dei diritti fondamentali di cittadinanza. Perché, come ricorda la Nussbaum, prima ancora di essere un soggetto che ha bisogno di risorse per realizzare il proprio progetto di vita, l'essere umano è creatura che vive nel mondo, provvista tanto di potenzialità quanto di necessità. Il suo bene, pertanto, non può prescindere dal sistema di relazioni che si instaurano fra di lui e il contesto in cui vive. Il processo di progettazione partecipata e l'individuazione stessa dei temi della settimana si sono interamente sviluppati secondo questi principi. Operatori, utenti, familiari, amministratori locali, esponenti del mondo della cooperazione e del volontariato, oltre 20 le associazioni che hanno partecipato, sono stati attivamente coinvolti in tutti i distretti della ASL e in tutti i comuni capofila, collaborando a progettare, a interrogarsi, a cercare supporto e alleanze. Hanno offerto il patrocinio alla Regione e alla Provincia, che ringraziamo, assieme all'Università di Modena e Reggio Emilia, all'Ordine dei Medici, al Collegio degli Infermieri, all'Ordine dei Giornalisti e a tutte le istituzioni che hanno generosamente contribuito al buon esito di questi incontri, in primis l'Ufficio di Salute Mentale dell'Assessorato alla Sanità e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, assieme alla Fondazione di Carpi, quella di Vignola, alla Camera di Commercio, al Club di Imprese per la Responsabilità Sociale, alla Fondazione Marco Biagi che ci occupa in questa splendida cornice. Ecco, mi piace cogliere il senso della nostra presenza qui oggi, presso la fondazione che porta il nome dell'uomo che fino al sacrificio estremo ha sostenuto l'importanza e la centralità del lavoro nello sviluppo armonico delle potenzialità dei singoli e della società nel suo complesso. Su questo tema il Dipartimento di Salute Mentale attivando da quest'anno un progetto prioritariamente dedicato ai giovani con disturbi psichiatrici. Progetto che fa il paio con quello che il Servizio Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna, diretto dalla dottoressa Ferri, ha varato sugli esordi psicotici, affidando il coordinamento al DSM di Modena. Ma vorrei sottolineare la partecipazione attiva di tutte le 47 amministrazioni comunali della provincia. Gli eventi della settimana si svolgeranno in ben 15 di questi comuni. Cinque saranno i grandi eventi scientifici che coinvolgono 20 relatori provenienti dai servizi di salute mentale e dalle università di 8 regioni italiane, a segnare con decisione l'apertura del DSM al confronto per il superamento dell'autoreferenzialità e l'attivazione di processi di competizione virtuosa. 15 gli eventi a carattere politico-sociale, saranno con noi i rappresentanti nazionali del movimento Le Parole Ritrovate, dell'UNASAM, l'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, anche del neonato coordinamento degli utenti della salute mentale, un'assoluta novità nel nostro paese, ma poi del coordinamento nazionale Stop OPG e ancora nel corso della settimana le sezioni regionali della
Società Italiana di Psichiatria e della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile terranno a Modena il loro convegno regionale e hanno accolto con entusiasmo la proposta, anch'essa del tutto innovativa, di aprire le porte alle scolaresche e alle associazioni. E infine, sei spettacoli teatrali, uno in particolare messo in scena dai pazienti dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. 5 eventi letterari, 9 concerti, 7 esposizioni artistiche, 4 eventi sportivi, il tutto per favorire il coinvolgimento dei cittadini e la piena integrazione con il tessuto di socialità della provincia. Scorrendo il programma di questi prossimi densi giorni di lavoro comune, i temi che ricorrono sono ancora l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo, la ricerca di soluzioni abitative dignitose come alternativa alla collocazione protratta presso strutture sanitarie. Il tutto in assoluta coerenza con la programmazione regionale e provinciale. Il perseguimento di tali obiettivi implica per il Dipartimento di Salute Mentale la capacità di armonizzare spinte talvolta contraddittorie. Ancora vengono poste alla psichiatria domande custodialistiche ed espulsive. Vorrei qui affermare con forza che non intendiamo ignorare la richiesta che giunge dalle famiglie di intervento anche ospedaliero e residenziale quando ve ne sia la necessità. Siamo tuttavia convinti che spesso tale richiesta giunge al termine di un percorso di angosciosa solitudine, di confronto con l'incomprensibile, vissuto senza strumenti e senza sostegno. L'impegno è allora quello di integrare tali richieste nel novero delle domande di sviluppo, da comprendere e decodificare, perché nessuno, nessuno mai debba sentirsi solo di fronte alla sfida della malattia mentale. E tuttavia una riflessione si impone sul ruolo e sul mandato della psichiatria di comunità. Da un lato essa non riesce ancora a liberarsi dai luoghi comuni che la accompagnano, quelli che vedono lo psichiatra quasi garante dell'ordine psichico, unico detentore assieme alle forze di polizia dell'opzione detentiva coatta. Anche se con minore evidenza, questo ruolo riemerge nel rapporto con le altre specialità mediche, quelle che si occupano delle patologie dell'età avanzata, ad esempio, o della disabilità fisica e sensoriale. Quasi che l'insorgenza di sintomi comportamentali non sia parte del quadro clinico, altrettanto prevedibile quanto le altre patologie. Quasi che alla sola psichiatria sia delegato il compito di prendere in carico persone nella loro integrità somatopsichica, mentre ad altre specialità sia assegnato occuparsi di singole patologie d'organo. Analogamente, sul versante sociale è esperienza comune il rilievo di comportamenti incomprensibili, imprevedibili, potenzialmente pericolosi, in persone che gravitano nell'area sempre più ampia della marginalità. Anche in questo caso, esaurite le ordinarie modalità di intervento, la sfida posta all'ordinamento sociale da persone senza legami d'appartenenza, senza famiglia, senza vincoli di cittadinanza o di professione, marginali in senso geografico e giuridico, viene inoltrata alla psichiatria e alle sue istituzioni, che almeno in Italia non sono più gli ospedali psichiatrici, ma ne conservano spesso i meccanismi di esclusione. E in alcuni casi anche l'inaccessibilità, le porte chiuse, gli apparati di costrizione. A questa eredità del passato fanno oggi da contraltare le richieste sempre più numerose di coinvolgimento della psichiatria in condizioni di malessere, che rappresentano lungo un continuum reazioni psichiche più intense, ma assolutamente comprensibili e in buona misura prevedibili, a eventi e circostanze della vita. Tra tutte la crisi economica o le reazioni a un disastro naturale. La richiesta della comunità in questi casi è diametralmente opposta e vede anzi come un pericolo l'etichettamento diagnostico. Ricordate il corteo delle vedove bianche in memoria degli imprenditori e dei lavoratori che si sono tolti la vita a causa della crisi? I nostri mariti non sono pazzi, dicevano. Sono persone che prendono atto di questa situazione di crisi. Immersi in questa contraddizione tra il raccogliere una delega impropria, frutto dei luoghi comuni del passato, cui tuttavia la stessa psichiatria spesso contribuisce, ed il rischio di psichiatrizzare esperienze antropologiche più che psicopatologiche,
I servizi pubblici hanno il compito di svolgere un ruolo di mediazione e ricomposizione, interagendo profondamente con la comunità, per rafforzare una cultura dell'accettazione, dell'accoglienza, della tolleranza, per mantenere sempre alto l'interesse a coltivare il possibile contro il probabile e per definire e continuamente verificare i contenuti e i confini del mandato psichiatrico, che non possono e non devono essere delegati alla variabile giurisprudenza sui casi estremi. Tale possibilità implica anche una rielaborazione e un rilancio del concetto di welfare, da strumento riparativo, rete di sicurezza per singoli individui che non ce la fanno o per gruppi sociali marginalizzati, a condizione letteralmente di benessere sociale, che si misura in termini di qualità della vita e di convivenza sociale di tutte le componenti di una comunità. Ancora la Nussbaum ci ricorda che scopo della politica è determinare condizioni favorevoli alla piena realizzazione dei consociati, garantendo a ciascuno la possibilità di vivere una vita autenticamente umana. Non molto in là, come vedete, da quanto previsto dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. È in questa cornice concettuale che riteniamo le prassi per la salute mentale debbano e possano trovare collocazione, funzionale alla costruzione e al mantenimento del bene comune, in uno sforzo continuo di comprensione reciproca, non frutto di compromessi più o meno strumentali, ma di attenzione, di vigilanza, di ascolto profondo e danza. Sì, danza, come nell'opera di Matisse. Accompagnamento nella danza e armonia. La danza dei cinque personaggi tesi nello slancio di tenere chiuso un cerchio è in fondo allegoria della vita umana, fatta di movimento continuo in cui l'attenzione individuale è sempre volta all'unione con gli altri. Il vortice in cui sono trascinati ha i caratteri gioiosi della vita in movimento, ma anche il senso angoscioso della necessità di danzare senza sosta. Quello stesso movimento imposto a tutti noi dal continuo divenire della realtà, perché in un mondo che cambia, il futuro è di chi continua ad apprendere. Chi già sa o ritiene di sapere è perfettamente equipaggiato per un mondo che non c'è più. Questa è anche la settimana in cui raccogliamo la sfida del trauma che ha colpito le nostre popolazioni in occasione del sisma del 20 e 29 maggio. Lo faremo ripensando alle attività svolte, al lungo percorso di normalizzazione che ci attende, a fianco sia delle persone le cui ferite esterne e interne sono ancora dolenti, sia di quelli che solo ora, passata l'emergenza, si concedono la possibilità, quasi il lusso, di rappresentare il proprio malessere. Lo faremo con esperti che sommano alla competenza scientifica l'esperienza personale. Ma nel raccogliere la sfida che il sisma ci ha posto, siamo certi di una cosa. Lo straordinario processo di mobilitazione di risorse, di attivazione dell'associazionismo, la capacità dei professionisti e dei volontari di accantonare il proprio interesse personale per dedicare le proprie energie al bene comune, è la cifra più elevata della capacità di questa comunità di prendersi cura delle donne e degli uomini in condizioni di vulnerabilità. Ed è anche garanzia di una ripresa economica che dalla coesione sociale trae alimento e impulso. Grazie dunque, grazie a voi tutti e grazie anche a quanti hanno reso possibile questo incontro. Non pochi, come vedete dall'elenco che qui vi mostro. Buona settimana a tutti.